Oggi è giovedì 3 giugno e il Vangelo ci propone la famosissima pagina in cui Gesù ci dice che il comandamento più importante è amare Dio e il secondo è simile al primo, amare il prossimo tuo come te stesso. Qual è il punto iniziale intanto? Che Gesù ricorda che tutto questo deriva dall'ascolto di Israele, cioè il comandamento dell'amore in realtà non è un comandamento, è una contemplazione trasformativa che tutti noi possiamo operare nella nostra esistenza, perché appunto si tratta di ascoltare il fatto che Dio ci ama con tutto se stesso e da questo amore noi possiamo essere trasformati, essere rigenerati ogni giorno e con questo amore appunto incontrare il fratello e fare altrettanto. C'è credo un punto fondamentale anche da ricordare in questo testo, che la persona che ha messo in pratica questo comandamento in maniera unica e soprattutto in maniera piena è stato Gesù. In ogni suo gesto lui ha amato Dio e ha amato il prossimo. Ecco, però credo che appunto anche per questo noi non possiamo semplicemente prendere queste parole come un comandamento, come una cosa da fare, ma soprattutto una cosa da lasciare davanti ai nostri occhi perché ci conquisti, ci attragga e ci trasformi. Appunto contemplazione trasformativa. Buona giornata a tutti e cerchiamo di mettere in pratica questo Vangelo, e quindi oggi sarebbe inutile il fate i bravi, ma ne consegue. Ciao!